E vi vogliamo mostrare, Davide e io, questo bellissimo servizio di Chiara Proietti che è andata in Calabria, in provincia di Catanzaro, e ha parlato con Mario Placanica. Mario Placanica aveva 20 anni ed era un carabiniere di leva a Palermo il 20 luglio del 2021, del 2001, 2001. scusate, esattamente 20 anni fa, e l'arma di Mario Placanica apparentemente, diciamo, è quella che ha ucciso Carlo Giuliani. Vediamo il servizio. Quando ero carabiniere ero un figurino, ero magro, la schiena, c'era troppa rovinata. Della volta mi stanco pure a stare seduto. Quanti anni hai? Ne faccio 41 e 13 cose. Sei giovane. No, io mi sento vecchio, è come se mi hanno consumato questi ultimi 20 anni. Ma qual è una cosa che volessi cambiare? Cancellare il Giotto a Genova. Cosa fai durante il giorno, adesso? Non sto combinando niente, a casa, come nulla facendo. Non si riparte facilmente nella zona dove si è nato. Però io non sono voluto scappare da qua perché c'è mia madre, capito? Non la possiamo lasciare solo già. Mio padre ci ha lasciati un anno fa. Ma chi è che ti è stato vicino in questi anni? La mia famiglia è bassa. Dove dei carabinieri non si è fatto vedere nessuno. Gli altri sono diventati generali di corpo armato. Io ciao Mario, ma lo dico il giorno che sono partito nei Carabinieri, non sono una donna. Deve essere il simbolo di quello che non deve accadere mai.